Continuano i tour elettorali in tutta Italia dei candidati alle primarie del centro-sinistra, in programma il 25 novembre. Anche a Chieti è tutto pronto. Secondo il segretario cittadino del Partito Democratico, Enrico Jacobitti, queste primarie hanno riavvicinato i cittadini alla politica, rendendoli partecipi di scelte concrete. Anche a Chieti riscontro entusiasmo e il fatto che questo appuntamento, questo passaggio, sta facendo bene a tutto il centro-sinistra, in particolare al Partito Democratico. I dati nazionali oggi ci danno quasi al 32%. Io credo che in una competizione serena, leale, pulita, fatta di contenuti e di un'offerta politica anche diversificata, abbia anche in qualche modo riavvicinato il nostro elettorato tradizionale, e non solo per questo appuntamento. L'Italia ha bisogno dei momenti di partecipazione e di democrazia autentici. Io tra l'altro mi auguro che anche il campo del centrodestra, che oggi di fatto non c'è, possa riorganizzarsi con una proposta politica seria per il bene del Paese, così come sta facendo il Partito Democratico insieme alle altre forze politiche di centrosinistra. Jacobitti ha quindi ricordato dove e come si vota. Potranno parteciparvi tutti i cittadini che evidentemente si dichiarano elettori del centro-sinistra. A Chieti potranno farlo domenica 25 per il primo turno di ballottaggio nella parte bassa della città, presso i locali comunali del mercato coperto dalle 8 alle 20, e nello stesso orario presso il grande albergo Abruzzo. Ricordo che per poter partecipare, per poter votare, è necessario il certificato elettorale e preiscriversi per l'appunto all'albo degli elettori del centro-sinistra, sottoscrivendo una dichiarazione di intenti e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Questo per maggiore trasparenza e per evitare dei problemi burocratici anche nella gestione dell'organizzazione delle primarie.